mi scusi, ero un pochino distratta. Sta aspettando da tanto. No, ok, va bene. Sì, neanche il campanello d'ingresso riesce ad avvisarmi bene, non so perché. Quando mi concentro sono così. Mi dica pure. Ok. Tè o tisana? Tisana. E solo per lei. Ok. Le posso dare del tu. Grazie. Allora dimmi un po' i tuoi gusti, cosa ti piace, cosa non ti piace. Ad esempio lo zenzero ti piace? Camomilla, bene. E vediamo un po'. La melissa, ok. E le tisane molto fruttate, i frutti rossi, ok. Va bene, però ad esempio quelli che contengono la mela. Bene, no, no, ho capito, i suoi gusti sono molto molto simili ai miei. Le andrò a proporre delle tisane provenienti un po' da tutto il mondo, devo dire la verità, che hanno appunto questi ingredienti. Potranno essere anche leggermente fruttate, ma comunque il gusto principale sarà quello delle erbe aromatiche. Ok, sì, tipo erbe di montagna, esatto. Voglio anche far assaggiare una speciale tisana prodotta da noi. Allora io partirei da una tisana che secondo me già dal packaging è bellissima ed è molto molto rara da trovare in Italia. Infatti viene dalla Provenza ed è i suoi gusti. Girandole le faccio vedere un po' tutte le facce. Questa qui. Ha tutte le facce. Così. E da qui poi si può aprire. Infatti questo è il packaging secondario, anzi dentro abbiamo la solita scatoletta di carta, sempre però appunto con questa fantasia molto 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 bella. Secondo me questa è di un'eleganza incredibile. Ok, ed eccoci qui. E dentro abbiamo tutte le tisane che sono fatte in questo modo. Quindi sono questa dentro questa bustina di plastica. Vedete com'è bello?
che sia splendido tutto il pacchetto. In realtà anche come regalo, secondo me, questo rende tantissimo, però insomma anche da tenere in casa. E questa va, l'acqua va bollita a 90 gradi, se insomma se ne intende un pochino sentirà subito la differenza fra quando va a bollire l'acqua o quando scalda l'acqua a 90 gradi, la differenza è abissale. Quindi questa è la prima che le volevo far vedere. La prima volta che l'ho vista ero appunto in vacanza in Provenza e appena l'ho vista proprio mi sono detta: questo io lo voglio nel mio negozio assolutamente. E così è stato. Lo so, è splendida, semplicemente splendida. Passiamo oltre. Ora le voglio tre tisane che fanno parte tutte di una stessa marca. Anche queste sono bellissime. E adesso le faccio vedere una ad una. Questa si chiama Sweet Dreams. E dentro, guardi, le faccio vedere. E dentro ha camomilla, lavanda, melissa, limone, camomilla, lavanda, melissa, limone, e vengono tutte da agricoltura biologica. È biodegradabile e può essere riciclato. Bellissimo. Apriamo. No, non c'è problema. Prendo, troviamo. Quindi questa è Sweet Dreams. Poi abbiamo Keep Calm, che è con camomilla, cannella e honeybush, quindi un aroma al miele. Dentro è fatto uguale, semplicemente il leggermente diverso, però ci assomiglia tanto, ovviamente della stessa marca. E ora andiamo ad aprire. E a me questa scatola piace tantissimo. La marca è molto molto saporita e qui consiglia di degustarlo con l'acqua scaldata a 100 gradi. Ogni tisana è diversa perché ogni ingrediente avrebbe la sua temperatura ideale. La terza che le voglio proporre è questa, che è Zen Balance. Queste sono 20 bustine, invece nell'altra ce n'erano 24. Certo, queste costano 3 euro, invece quella è 4,50, perché comunque ha tutto anche il packaging, sì, sì. È proprio da arredo. Questa, mi scusi, ha lemongrass e eucalipto e un'infusione di ginkgo.
molto molto bene il ginkgo al sistema immunitario. Sì, più dello zenzero. Ed ecco qui la quarta proposta che le faccio. La penultima proposta. Prima di farle vedere un'altra scatola, le voglio dire anche che volendo vendiamo anche delle tisane sfuse, magari dopo gliene regalo una. Abbiamo queste della Pompadour, che sono confezionate per essere vendute anche singolarmente. E li può interessarle? Oh, ma sì, ma c'è d'inverno. Aromatizzata alla mela e alla cannella. Oh, questa buonissima tisana del buongiorno con lemongrass e menta. Oh, la tisana alle erbe alpine, che è un mix di erbe e frutta. Sono buonissime. Poi ho questa tisana alle erbe che è un mix fenomenale, si chiama Vitalità ed è una delle mie tisane preferite in assoluto, è buonissima. E abbiamo invece poi Intense Peppermint, che penso parli un po' da sola. Quindi se dopo magari qualcuno ne ispira particolarmente, gliela regalo. Un'altra proposta che ho da farle è questa. Questa è una tisana alle erbe alpine dell'Alto Adige. È saporitissima. Infatti me ne stavo facendo giusto una tazza. Certo. Sì, dopo le faccio assaggiare la nostra tisana. Dice raccolte prodotte, sono le erbe alpine, raccolte prodotte con amore e tradizione. Questo è un po' più caruccio, costa 4 euro ed ha, non mi ricordo quante bustine, e ha 14 bustine. Questo perché ultima cosa, volevo farle provare qualcosa di nostro. Sì, anche come regalo, secondo me è carino. Allora, qui è il mio mortaio. E in base un po' ai suoi gusti, voglio farne una apposta per lei. Ci sta. Ok. Allora, io prendo un assolutamente. Questo è il nostro mix personale di camomilla setacciata e non. Sì, che sia il mix perfetto. È rimasta pochino. Sì, noi facciamo anche tisane, diciamo, personalizzate. Non lo sapevo. Metto giusto un pizzico, 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 pizzico di Carcadè. Lo so, non l'abbiamo ancora nominato e da solo non è assolutamente nei suoi gusti, però le assicuro che ce ne metto veramente.
Comincia già un po' a miscelarsi il tutto. Poi ci metto anche un tocco di lavanda. Questa lavanda la coltiviamo noi. Adesso mancano due, diciamo, ingredienti fondamentali. Adesso un ingrediente speciale. Il nostro misto di valeriana. Miscelare tutto per bene. Non si sta scrivendo.
Glielo faccio assaggiare. Appena preparato dentro questa splendida tazza. Lo sai, bellissimo, perché dentro, ah già, tagliamo giusto un'ultima. Ora, ovviamente quella teglia rapinata, perché noi qui abbiamo il set completo. Ecco qui, e che bello questo set. E qui c'è la sua tisana affumata. Divano e si gusta questa tisana che le assicuro è splendida. Ok, allora, e poi le regalo anche due bustine. Le regalo la vitalità e quella la menta che è molto 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 buona. Ok, allora io le auguro veramente un buon relax nel nostro negozio. Noi mettiamo, abbiamo messo il divano apposta perché i nostri clienti si rilassino e si godano un buon tè, una buona tisana. Io ci tengo tantissimo personalmente. La ringrazio.